Benvenuti a Norimberga, dopo il nostro piccolo reportage al EOS siamo all'IWA 2023, vediamo quali novità a livello europeo non abbiamo magari ancora visto né all'EOS né magari allo Street Show e vediamo di scovarle insieme, andiamo a vedere. Dalla Pulsar abbiamo delle interessanti novità per quanto concerne gli strumenti di osservazione termica. Nello specifico abbiamo diverse novità che racchiudono il telemetro. In questo caso abbiamo il binotelemetro termico, il Merger Duo. Questo è il modello XQ35, poi c'è l'equivalente XP50 e anche l'NXP50 e l'XL50. Questo è l'unico modello con la lente da 35 e altri con la lente appunto da 50 per catturare ancora meglio come definizione delle immagini, abbiamo dei zoom digitali piuttosto elevati, 3.24 per il termico e 2.16 per il digitale. Le due immagini naturalmente, come tutti gli strumenti digitali, si sovrappongono per cercare di creare il massimo dettaglio possibile sfruttando sia la tecnologia ottica digitale che termica, e il telemetro integrato in questo caso arriva tra i 1350 e i 1800 metri. È abbastanza impressionante anche perché il tutto è racchiuso in un pacchetto, come vedete, molto compatto, molto leggero e che non è assolutamente più ingombrante di qualsiasi binocolo convenzionale. Abbiamo un sacco di funzioni, come può essere, come vediamo, poter fare le fotografie e poter fare anche registrazione. Uno strumento veramente molto versatile per la massima espressione dell'osservazione in condizioni di luce o comunque condizioni difficili. Un'altra novità è il Talion, questo è l'XG35, poi naturalmente c'è in tutte le varie declinazioni per quanto riguarda le tecnologie impiegate. Come praticamente ormai tutti i dispositivi moderni usano un display AMOLED che ti consente di avere una risoluzione praticamente elevata, io in questo momento ci guardo attraverso e se apro tutti e due gli occhi non dico che faccio fatica a capire se sto guardando il termico o la realtà, però la definizione è veramente elevata. Naturalmente anche questo ha tutte quante le possibili funzioni immaginabili, come può essere fare i screenshot, tra virgolette, le foto di quello che si sta facendo, o comunque anche capitale di registrazione, presa di tipo C, per poterlo abbinare appunto a sistemi informatici, e sgancio rapido in questo caso, anche molto elegante come possiamo vedere, e il peso è veramente ridottissimo, e con le prestazioni di questo sensore possiamo riuscire a individuare tracce termiche e anche fare la feed, un'identificazione a distanza intorno ai 1750 metri. Che tutto in un design, come vediamo, molto compatto, scusate la spanna ma rende l'idea. Insieme al Talion c'è il Telos, che invece è uno strumento sempre di visione termica, come abbiamo visto per il binotelemetro, ma questa volta è semplicemente un monocolo che include un telemetro e lo rende molto compatto, ma con delle caratteristiche molto elevate. Ma venite, voilà, questo è il normale, il Telos normale, mentre questo modello qui è la versione col telemetro integrato. Un zoom da 2,5 10x e un range di detection fino a circa 1800 metri, sempre prestazioni veramente elevate e prodotti molto leggeri e compatti. Vediamo, qui c'è anche l'attacco per il trepiede nel caso possa servire. Dalla Pard, azienda che è molto conosciuta per realizzare dei dispositivi di visione notturna digitali, abbiamo un modello nuovo che è l'NV007SP, che vediamo è contraddistinto da un vano batteria laterale e non più frontale come la vecchia versione, che è questa, che ha una batteria in posizione avanzata. Questo consente di ridurre le dimensioni e ulteriormente la distanza focale reale dell'ottica da quella del nostro display, perché comunque noi traguardiamo attraverso un display. Questo ha consentito di ridurre non solo di mantenere lo stesso ingombro laterale, ma di ridurre questa distanza. Questo ci aiuterà a avere un'immagine ancora più fedele mantenendo intattate le prestazioni di intensificazione dell'immagine in condizioni di scarsa luminosità. È stata aggiunta anche un piccolissimo inserto piccatini nel caso uno voglia montare un qualsivoglia tipo di accessorio direttamente sopra l'immettitore. Veramente un bel design compatto che per giunta facile da smontare perché basta spremere i bottoni e si sgancia. Veramente un gran bel design. Dalla Pard abbiamo anche questo oggetto, il TD5, un nome molto semplice ma che racchiude praticamente tutto. È difficile da spiegarlo così in video, ma ci troviamo di fronte a un'ottica che è sia digitale notturna che digitale termica, avendo all'interno due schermi distinti che mostrano l'immagine notturna e l'immagine termica, e con la torretta che di solito è per l'alto possiamo decidere quale delle due visioni avere come predominante, e in più racchiude addirittura anche un telemetro. Tutto questo in un pacchetto decisamente compatto, ve lo posso dire, molto leggero. Ovvio che è montato su una calciatura d'esposizione, ma il peso è veramente ridotto e ha delle messe a fuoco separate per ognuno per i due schermi, ed è uno strumento che racchiude quanto di meglio c'è nella tecnologia moderna. È ovvio, non sarà una cosa molto economica, ma sicuramente è lo strumento ottico digitale più completo che abbiamo visto in vita mia. Pard sta spingendo molto per quanto riguarda l'integrazione tra telemetro e visione digitale, termica notturna. Infatti, abbiamo questo nuovissimo clip-on della Pard, che racchiude appunto il classico sistema clip-on che possiamo aggiungere a qualsiasi ottica vogliamo, basta mettere l'adattatore. Può essere sganciato, utilizzato come stand-alone, come strumento di osservazione classica, e in più ha il telemetro. Schiacciando questo bottone noi possiamo semplicemente in questa maniera schiacciare e abbiamo la distanza all'interno dello schermo della nostra ottica. Impressionante. Non l'ho detto, ma nelle ottiche che abbiamo visto prima c'è la possibilità di integrare anche delle curve balistiche, quindi avremo, in base alla distanza che misureremo, la correzione balistica sulla nostra munizione. Ragazzi, cioè, ormai non dobbiamo provare più niente. Sempre qui a Pard abbiamo un accessorio molto interessante che è inedito, non ho mai visto onestamente, ed è questo supporto, come vedete, con una pistol grip e uno schermo per i loro monoculari da osservazione. Notiamo infatti che se noi usiamo un po' a lungo un visore termico tenderemo a stancarci parecchio per via dell'alto contrasto, no? E comunque guardiamo in uno schermo digitale, è una cosa che stanca l'occhio. E allora loro si sono inventati questo accessorio che ci porta alla visione del monoculare direttamente su questo schermo. Notate che qui ci sono dei metri, perché ovviamente questo è il modello con telemetro integrato e lui riporta tutto quello che noi vediamo all'immagine, e naturalmente anche i rilevamenti che facciamo. 6 metri, 15, 16, 6. È fortissima questa cosa, perché appunto ci consente di osservare per tanto tempo. Tanto tempo non soltanto perché non ci stacchiamo con l'occhio, ma perché questa pistol grip all'interno ha delle batterie aggiuntive che gli fanno da power bank, quindi estendono ulteriormente quello che sono la normale autonomia di questo dispositivo, e diventa bello compatto. Questo è spettacolare. In Norimberga abbiamo una novità che allo shoot show mi era sfuggita, ed è il Mark 5 210 x 30. È un'ottica interessante perché ha un tubo da 35, quindi bello grosso, che ci consente una bella quantità di elevazione. Parliamo di 165 MoA, che adesso ragazzi la conversione MRAD non la so fare al volo, ma è un bel po'. Sistema di bloccaggio come tutti i vari sistemi Mark 5. È un'ottica che si presta come multipurpose, è dotata infatti di un reticolo TMR in MRAD, e quindi ha la possibilità di essere applicata sia per un'utenza tattica che per magari anche un utilizzo venatorio. Un 2.10 ci consente una grande versatilità. Il reticolo naturalmente è sul primo piano focale, vediamo che la ghiera degli ingrandimenti ha questo nut che ci consente di passare agevolmente, in maniera molto fluida, da un ingrandimento all'altro. E avendo appunto il reticolo sul primo piano focale ci consente di fare milling nel caso in cui non volessimo fare milling, ed è illuminato, i riferimenti centrali sono illuminati e ti consentono di avere una grande visibilità. A 2x non dico che si possa usare come un red dot, ma anche con due occhi aperti ci consente di fare degli ingaggi a distanze molto ravvicinate. Parlando di distanze, abbiamo il nuovo binotelemetro della Leupold, come vediamo, il BX4, dotato di due semplici pulsanti per le varie modalità, consente di misurare fino a 2300 metri sul riflettente, 1500 sugli alberi e 1000 sul game, come lo chiamano noi, cioè sull'animale sostanzialmente. Ha delle lenti di tipo HD, ma appunto dentro ha il software che ci consente di leggere i rilevamenti in grado di fare, misura anche l'angolo di seta. Ed è anche molto compatto, è un bel rivestimento gommato che non ha certo paura di essere maltrattato. La Savage ha presentato, per giunta direttamente all'IWA, un marchio americano che fa un esordio in Europa non male, una serie di carabine. Qui vediamo quella che forse è più eclatante, è dalla Impulse Mountain Hunter, con canna rivestita in carbonio, già dotata di freno di bocca, anche perché adesso ragazzi questa carabina non la posso prendere giù, ma vi assicuro che pesa veramente poco. Sempre la solita azione strike pull Impulse, ma appunto con la canna in carbonio, e fa esordire nella gamma di Savage il 7 mm PRC, nuovissimo calibro della Hornet sviluppato insieme al 6,5 del 300, che consente di avere una delle grandissime performance per quanto riguarda la maggior parte delle cacce possibili da fare, soprattutto per quelle che sono le limitazioni degli Stati Uniti. Da noi purtroppo in alcune cacce 7 mm è un limite, ma le potenzialità sono enormi. Ma non è solo il 7 mm, vediamo che c'è una vasta serie di calibri per cui è disponibile questa carabina. In questi qui manca il 6 PRC, nuovissimo calibro basato sul pattern, sullo standard del 223 Remington o 556, per il quale sono disponibili alcune di queste carabine e che consente delle prestazioni incredibili fino anche a 1000 yard con un pochissimo rinculo e un proiettile estremamente leggero. Altro modello è la Savage 110 Carbon Predator, abbiamo l'azione 110 famosa, mai provata, la cacciatura con questo nuovo colore, questa nuova finitura, e naturalmente anche qui abbiamo una canna rivestita in carbonio, e anche in questo caso abbiamo una moltitudine di calibri particolari, e questa, come dicevamo prima, è impossibile averla in 6 ARC. I caricatori sono di tipo Accuracy International, uno standard estremamente collaudato e molto diffuso. Sicuramente molto interessanti queste carabine, non vediamo l'ora di poterle provare. Federal propone un nuovo caricamento commerciale per vari calibri, con la nuova pala della Barnes, la Triple Shock X. Vediamo qui in questo diorama quello che è l'affungamento, il comportamento di questa palla. Vediamo poi qui in sezione come l'hollow point sia molto profondo. Vediamo, generalmente per esempio sembra quasi una palla match, le palle da tiro hanno un hollow point che si fermano praticamente verso la cima del proiettile, questo arriva fino in fondo. Questo contribuisce, insieme all'energia centrifuga, come potete vedere, a questo particolare affondamento. Vediamo se riusciamo magari a vedere. Ecco, guardate, la sezione frontale ha un affondamento quasi a spirale, molto particolare, non avevo mai visto un comportamento simile. Beh, sarà interessante vedere come si comporterà sul selvatico. Anche se Liebelow ha introdotto una nuova palla nel suo portfolio di munizioni disponibili. Vediamo infatti che abbiamo la disponibilità di munizioni Liebelow con la palla della Cutting Edge, azienda leader nella produzione di palle monolitiche per il tiro di precisione, che adesso ha sviluppato questo design per la caccia con una palla tipped con la punta in plastica espansiva. Vediamo appunto degli esempi dell'affongamento, sembra molto promettente. Hanno anche, se notate, lo spigolo per la fustellatura, un po' reminiscente di alcune palle del passato, ma che, conoscendo Cutting Edge, sono sicuro che potrebbero volare molto bene. Interessante novità da parte di Mossberg, che dopo le varie declinazioni della MVP che abbiamo visto nei nostri test, abbiamo questa versione particolarmente curata dal punto di vista dell'aspetto, molto accattivante, ed è la Tactical, la Patrol Long Range Tactical, CAD 22 pollici in 308. In questo caso vediamo che la calciatura è inedita, è in polimeri con inserti M-Lock nella parte anteriore e in parte grippanti anche sotto. Vediamo M-Lock sempre. Il floor plate invece è metallico e in polimeri e accoglie un caricatore standard Accuracy da 10 colpi bifilare, quindi sicuramente comunque ci vanno anche quelli da 5 colpi per noi poveri italiani che non possiamo usarli a caccia. La grip è bella aggressiva, molto dritta. L'azione è quella della Mossberg, particolarmente fluida in questo caso, più del solito. Abbiamo un calcio che è regolabile anche in altezza del poggiaguancia e un bel calciolo ammortizzante. Un setup veramente interessante che ben si presta a una bella cacciata in selezione. Sempre in Mossberg abbiamo una novità nelle armi corte ed è l'MC2C Optic Ready. Vediamo infatti una pistola ultra, deriva da un progetto ultra compatto, in questo caso un po' più grande, infatti se notate riempie molto bene la mia mano seppur piccola, dotata di sgancio caricatore molto reattivo, molto facile da impiegare, anche i comandi sono abbastanza sporgenti, non ambidestri, lo scatto di tipo dritto come va di moda adesso e il nostro scatto non è niente male. È Optic Ready, come dicevo, questa è data appunto, come vediamo, dal redotto tipo questo Holoson montato sopra ed è posizionato in maniera molto bassa, quindi consente di effettuare il co-witness, di allineare le mire metalliche al punto rosso senza bisogno delle classiche mire super alte. Un gran bel setup per il porto occulto, ma che non rinuncia alle prestazioni di alto livello. La recente distribuzione di Bignami dei prodotti Taurus ha portato ad avere in Italia un prodotto di cui dal mondo non se ne sa poi così tanto, ed è il loro AR-15. E voi direte, il mondo degli AR-15 ormai è assolutamente affollato, ma questo prodotto dà un sacco di chicche a un prezzo molto abbordabile. Innanzitutto la qualità percepita è molto alta, vediamo che anche tutte quante le parti in metallo sono ben rifinite e, adesso voi non lo potete vedere, ma tutte le parti in acciaio hanno passato il test MPI per l'analisi magnetoreologica di quelle che sono le componenti, un procedimento che consente di vedere se ci sono delle cricche all'interno del metallo e in questo modo evitare che sul mercato possa finire qualcosa di out of spec o non sicuro. Lo scatto di serie è piuttosto leggero, non particolarmente raffinato. Di serie viene fornito questo bellissimo guardamano M-Lock ed è disponibile con canna da 14 pollici e mezzo, 16 pollici in 300 blackout e 9 pollici sempre in 300 blackout. Gran bel giocattolino a un prezzo molto vantaggioso che non vedo l'ora di provare e quasi me lo porto anche a casa. Taurus presentato quest'anno al Shoot Show le Rigging Hunters, è una nuova linea di revolver delle dimensioni particolarmente impegnative. Bignami ha già in casa le 357 e le 44 Magnum. Queste sono quelle che vanno un po' più in là. Qui abbiamo il 454 Casull, che è la più piccola di questa serie qui. Vediamo che ha la canna che è imbeddata all'interno del copricanna anteriore, con dei port per cercare di mitigare il terrificante rinculo di questo oggetto. Abbiamo anche un cuscino ammortizzante qui dietro, che è praticamente il calciolo di un fucile, e una bella piccatina qui sopra per poter montare un dispositivo ottico non convenzionale, tipo un'ottica lunga focale o un punto rosso. Questa ha la canna da 5 pollici, ma arriveranno anche quelle 460 Smith Wesson, che saranno compatibili anche con 454 Casull, da canne da 8 pollici, e anche nel 500 Smith Wesson. Una caratteristica di questi revolver così potenti è che, oltre ad avere il blocco dietro classico, come vedete, c'è anche il blocco sul gioco, che è ancora più importante. Questo lo rende uno dei revolver in assoluto più robusti sul mercato e che contribuisce indubbiamente alla sicurezza dell'arma. Ha presentato una nuova versione della steel frame. Abbiamo preso le Meister Manufacture. Vediamo, sono degli esemplari particolari con delle finiture, diciamo, di pregio, disponibili in diverse configurazioni. Qui abbiamo delle grips in alluminio molto grippanti, qui invece in questo caso le abbiamo in gomma. Sono praticamente tutte quante optic ready, come vediamo, con il classico piattino. Hanno un gletto in alluminio dritto e lo scatto di tipo match, bello corto. Naturalmente sono esemplari destinati al tiro dinamico e con il peso del fusto in acciaio rendono l'azione di tiro molto più comoda, molto più controllabile e molto più performante. Questa è un'azienda che probabilmente nessuno di voi conosce, e neanche io conoscevo fino ad oggi, ed è la Livo Arms. Fabbricano questo interessante strike pull, che con questa calciatura in laminato, presunta col buco, che lo rende ancora più leggero. Ma la protagonista qui è l'azione, sicuramente. Vediamo questa flutatura, che ricorda quella di un bolt action, che non è tanto dissimile, notate? Okay, guardate, abbiamo 3 tenoni di chiusura come un bolt action. E poi la chiusura. Hanno mischiato l'azione di uno strike pull appunto con quella di un bolt action, ed è assolutamente ben fatta. Gli accoppiamenti sono veramente serrati, assicura a 2 posizioni in questo punto, che inabilita la catena di scatto e ci consente poi di scattare. Lo scatto è veramente veramente leggero, non ha bisogno di stackercelo, notate? Veramente corto, veramente un gran bello scatto e una gran bella azione. Speriamo che qualcuno in Italia un po' avveduto si preoccupi di importarla, anche perché costa meno di quanto pensate, intorno ai 2000 euro. Un gran bel competitor. Eccoci quindi alla fine di questo nostro reportage all'IVA di Norimberga 2023. Non una tonnellata di novità, ma comunque alcune piccole cose che ci hanno fatto piacere e ci sono interessate, e speriamo veramente tanto di poterle provare. Alcune naturalmente sono già importate tramite Bignami e altri distributori, ma altre no, e anche queste speriamo di poterle provare naturalmente su cacciatoriveri.tv. Continuate a seguirci.